il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. La più cordiale buonasera dal campo il centro sportivo da Salvatore per questa nuova appuntamento con il calcio femminile di Serie D tra Lanzio Lavinio, che questa sera ospita il Tennis Club Parioli, formazione romana allenata dal tecnico Panico. Poi per Ventura lo scambio dall'altra parte, prova Pistoia, il tiro respinto da Iavarone. Coletta, Mastro Francesco, Mancino al mezzo, bello lo scambio con Cimpureano in campo. Ora Vattone al posto di Ruzza e c'è la possibilità, Mastro Francesco, il gol, il vantaggio, si sblocca il match, bellissima azione corale. Diversi minuti, ha trovato anche il gol, se ne va intanto Bertucci, tende anche l'inserimento delle compagne, scivola sul pallone, poi lo va a recuperare Cimpureano, il tiro, la ribattuta di Mantova, così molto pericoloso, Aiello all'indietro, Cimpureano si accentra, il tiro, ribattuto, ancora Cimpureano, Ventura glielo va a soffiare, Cimpureano, pallone alzato, arriva Lavattone, il tiro e raddoppio. Mastro Francesco recupera un pallone molto prezioso al centro per Lavattone, ancora Mastro Francesco si accentra, alza troppo il pallone, Mastro Francesco, Vattone si gira, di prima intenzione il tiro, sceglie la soluzione adesso a sinistra con Aiello, gli continua a dialogare con questo pallone, beh, è una possibilità, Aiello se ne va, dell'Anzio Lavinio, commesso ancora da Massa Francesco, il tiro da parte di Zennaro, recupera anche questo pallone, mette in movimento Placidi, se ne va sul laterale, ancora Iavarone, Placidi si ferma, poi cambia sulla destra, c'è la possibilità per il tiro da parte di Todisco, Aiello, il tiro adesso di Aiello all'indietro sul filo dell'out, Mastro Francesco poi per Aiello, non c'è la chiusura sulla triangolazione da parte di Vattone, 3 contro 2, Mastro Francesco, Vattone, arriva il pallone, esce anche Mantova, troppo all'indietro rispetto alla posizione della compagna di squadra, adesso il recupero da parte di Vattone che va a togliere il pallone, Aiello si fa soffiare il pallone, poi lo recupera, il tiro e in due tempi Mantova, Vattone e ci prova Danella, lotta Zennaro, se ne va Ventura, arriva anche Iavarone a chiudere, Polesi, Cimpureano, il tiro alzato, Zennaro a poco più di un minuto dalla fine, parte la rincorsa di Zennaro, la ribattuta da parte di Iavarone, ha praticamente smanacciato il pallone e arriva il triplice fischio finale, Lanzio Lavinio batte TCP Parioli 2-0, decidono i gol nel primo tempo al 12° di Mastro Francesco e al 20° di Vattone.